sono stato sposato dal 1953 al 1900 al 2003, quando mia moglie, 26 giorni prima di fare le nozze d'oro, purtroppo mi ha lasciato, e quindi sono vedovo da quell'epoca. Ah beh, praticamente non l'ho conosciuta, è stata incorporata, era incorporata nel senso che, scusate la battuta un po' spiritosa, dunque mia moglie, avete visto voi Rocco e i suoi fratelli, il film Rocco e i suoi fratelli, cioè quelli dove ci sono quelle loggette lunghe, insomma, che tutti e partiti, beh, a San Lorenzo dove abitavo io era la stessa cosa, c'erano... E noi eravamo all'interno 4 e lei mi pare che abitasse all'interno 2 o 1, comunque sullo stesso piano, e siccome ha la stessa precisa età come hanno di mia sorella, andavano a scuola insieme lì a Via dei Sardi, c'erano le scuole comunali. La sera a dormire, e che la sera non c'erano, a un certo punto sale da ballo o altre cose del genere, non c'erano. A sera, perché non c'era mica, se sentiva la radio, c'era quella radio di fuori, tutti a sentire, non c'era, ma non c'era possibilità, c'era il biliardo, quello lì c'erano, e insomma era quello, il cinema, io al cinema ci andavamo con la comitiva nostra, quindi naturalmente si prediligevano i film d'azione, perché io allora, per esempio, sempre per quello che avevo passato, ho sempre rifuggito così da andare a vedere quei film di guerra. Per esempio allora c'erano la battaglia delle Midway, di questo tutto, cioè la ricostruzione di tutto quello che erano state, specialmente la guerra nel Pacifico. Quelli io ho sempre... Sono stato sempre contrario, perché quei ricordi, insomma, Pazzo film ci si andava, come no. Via col vento, qua a Pagnottella con mia moglie, via che durava un'eternità, insomma, quindi no, come si dice. La televisione? Beh, io ho intuito subito che era una droga, io l'ho intuito subito, perché... A San Lorenzo sempre c'è un cinema, si chiama Cinema Palazzo. Allora era un cinema, non so perché adesso ultimamente ho visto che ci hanno messo l'Accademia del Biliardo, non so se c'è ancora. E lì sospendevano il film, la proiezione, per far vedere la show raddoppia. I Mariannini, quello lì dei Paludamenta, qualche personaggio era... Ma insomma, ho capito subito che era una droga, e difatti ancora ne sono convinto. No, glielo dico subito. Dunque, a San Lorenzo il telefono non c'era, poi io ho sposato, e quando sono venuta ad abitare qui, il telefono subito, è arrivato prima il telefono che io, si può dire, insomma. Perché è ovvio, quello era un mezzo... Il Duplax? Come? Dove a San Lorenzo chi te lo dava al telefono? No. Lei deve pensare che a San Lorenzo hanno messo il gas, parlo del gas, quello lì, dopo la guerra, perché a casa mia e tutto il palazzo e gli appartamenti vicino c'era il fornello, si comprava il carbone, c'era il carbone e la carbonella, il carbone per fare il fuoco lì e la carbonella per accendere il fuoco. Mettevi un po' di carta, poi la carbonella, quella si accendeva, e poi dopo mettevi il carbone. Difatti, di fianco al portone nostro, a Via dei Sardi, c'era il carbonaro, non c'era lì. E la pratica sono andato io a farla a Via del Tritone, lì c'era le cose del gas. Sono andato io a farla, ma dopo la guerra non c'era il gas. Se sapesse quanto ho ventolato con la ventola, che è una specie di ventaglio lì, c'è un manico con tutte piume, tutte cose lì, ho ventolato. Non fa sborsare mia madre, cosa lì. Quindi non c'era il gas, non c'era. L'hanno messo dopo, io parlo di San Lorenzo, poi sì. Sì,
in altri posti ce l'avevano, io non lo so, ma io parlo lì a San Lorenzo dopo la guerra. Parlo sempre a me, c'aveva il menù settimanale, dunque vediamo cosa riesco a ricordarmi. C'era il lunedì, c'era brodo, poi martedì e mercoledì, comunque erano tutte minestre, ma devo dire una cosa, mia madre era di origine marchigiana, esattamente di quella frazione dove hanno girato alcune scene del film Serafino con Celentano. L'avete visto il film Serafino? Eh? Beh, se avete visto il film Serafino, dove butta la macchina lui di sotto, quella è la frazione dove è nata mia madre e mio padre. Quindi era una cuoca, insomma, di tutto rispetto per quanto riguarda cucina marchigiana, certo, non ci si poteva chiedere l'ana dall'arancia, d'altra parte a me nemmeno mi sarebbe interessata. Ah, beh, la prima macchina io ce l'ho avuta, era targata 19, e dunque ce l'ho avuta perché a San Lorenzo no, nel 50, oh, dunque io la patente ce l'ho da quando sono diventato maggiorenne, quindi dal 48, perché allora erano 21 anni, quindi dal 48, e ce l'ho ancora valida, anche se non me la rinnovano più. Non me la rinnovano più perché, in parte per l'età come me, e in parte perché sono stato operato al cuore. Io ho 3 bypass, quindi non me la rinnovano. Comunque a questo punto non mi interessa, perché se devo andare da qualche parte ci sono i mezzi, quindi non c'è problema. E targata di ce l'ho da 1900. 44, prima di sposare, dunque il 51, dal 51. Che tutto è cambiato? Ma dovete dire come è cambiato in male e peggio. Io non passo più a San Lorenzo, tantomeno a Piazza Vittorio, ma io passo lì a Via dei Sardi, all'angolo con Via dei Volci. Noi, cioè la mia comitiva, insomma, quindi dico io, ma quando dico io dico il gruppo lì. Allora c'era la sora Lucia, a Velletrana, faceva degli spaghetti, aglio, olio e peperoncino, che voi non ce l'avete l'idea. Non sapete quello che vi perdete. Adesso passo al ristorante indiano e a me, cos'è? Vede tutti quei fili, mi sembrano Eliane. Dico adesso uscirà qualche scimmia, che cosa lì, che penso lì. Una cosa terrificante. Poi vi dico una cosa, non sono io a dirlo. Platone, sapete chi è Platone? Diceva che le città devono essere piccole, non superare i 5.000 abitanti. Lui, Platone, è vissuto quando è vissuto. Aristotele aggiungeva un'altra cosa, che gli abitanti di una città, almeno di vista, dovrebbero conoscersi tutti. E adesso sento dire la città, questo, quello. L'Italia è finita, signori miei. È finita l'Europa. È finita l'Italia. L'Italia è finita. Perché c'è la denatalità. I figli li fanno i poveri. Ma tutto questo è già successo. Questi non conoscono la storia. Perché questo è già successo a Roma. Questo è già successo a Roma. È successo in Grecia. Qui non imparano niente. La storia che è definita magistra vitae, ma di che? Ma quando la interpretano? Quando la capiscono? Adesso mi sfugge il nome del filosofo greco che diceva che l'umanità non merita di essere istruita, perché è cretina. Non ha detto cretina, ha detto qualcosa di peggio.